Sequestrate altre tessere del reddito di cittadinanza, lo percepiva anche la famiglia di uno degli esecutori dell'omicidio di Livatino, arrestato riberese per aver venduto dose killer di droga che ha ucciso un 21enne. Raddoppia nei casi nell'Agrigentino in 24 ore, un positivo ogni 3 tamponi, nasce drive-in anche a Palma di Montechiaro. Scappano e mettono a rischio la loro vita, è successo oggi dalla nave quarantena un tunisino in prognosi riservata, ma c'è anche il caso dello scorso settembre dell'incidente stradale oggetto di un'inchiesta per omicidio stradale o altro, riesumato il cadavere. Il decreto semplificazione in Sicilia rischia di tradursi in una nuova tangentopoli, ok ad abbreviare i tempi, ma va salvaguardata la trasparenza negli appalti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Nuovo sequestro di carte del reddito di cittadinanza in provincia di Agrigento. Tra le famiglie che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza vi è anche quella di uno degli esecutori dell'omicidio del giudice Rosario Livatino. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Agrigento, su disposizione del procuratore capo Luigi Patronaggio e del sostituto Gloria Andreoli, hanno eseguito il sequestro preventivo di 8 social card utilizzate per fruire del reddito di cittadinanza, che si aggiungono alle 11 già sequestrati nei giorni precedenti. I titolari delle carte sono tutti indagati a piede libero per i reati di indebita percezione del reddito di cittadinanza e falso in autodichiarazione. Il reddito di cittadinanza è una misura a sostegno al reddito familiare che spetta solo in presenza di alcuni requisiti che devono essere autocertificati dal richiedente, volti a dimostrare non solo la condizione di difficoltà economico-reddituale del proprio nucleo familiare, ma anche il possesso da parte dei componenti di alcune qualità morali. Tra questi ultimi, il legislatore ha previsto che la sottoposizione a misure cautelari personali o la condanna per gravi delitti di chi faccia richiesta del beneficio del suo nucleo familiare sia causa di esclusione del reddito stesso. I finanzieri, nell'ambito di una vasta indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno accertato invece che tra i precettori del beneficio indagati figurano soggetti sottoposti a misura detentiva per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, attualmente detenuti in carcere, nonché per reati associativi finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti, furto e altri reati comuni. Tra le famiglie che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza vi è anche quella di uno degli esecutori dell'omicidio del giudice Rosario Livatino, condannato in via definitiva per omicidio, associazione a delinquere di stampo mafioso, oltre a 7 ergastoli. Tutte le posizioni illecite fatte emergere dalle fiamme gialle sono state segnalate all'INPS per la revoca e il recupero del beneficio economico. Una prima stima fa ritenere ammontante a circa 110.000 euro il danno per le casse pubbliche già accertato. Sono in corso ulteriori indagini per identificare altri legittimi percettori del reddito di cittadinanza. Ieri i casi di contagio da coronavirus nell'Agrigentino sono quasi raddoppiati rispetto ai 57 del giorno precedente, si è registrato un più 112. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sono 112 i nuovi casi positivi che si sono verificati al 18 novembre, mercoledì, nella nostra provincia. 5 sono i ricoverati, 17 i guariti, 1 le persone decedute. I soggetti afflitti da Covid positivi sono in totale 1.838, tra cui 706 guariti, 50 deceduti, 1.002 in trattamento domiciliare, 80 i ricoverati. I comuni della nostra provincia dove si sono registrati i maggiori casi di Covid sono Palma di Montechiaro con 15 casi, a seguire Canicattì con 14, 12 ad Agrigento, 3 ad Aragona, 4 a Campobello di Licata, 6 a Licata, 4 a Ravanusa, 5 a Ribera, 6 a Sciacca. Intanto il comune di Palma di Montechiaro, comune dove si sono verificati i maggiori casi di Covid, il sindaco Stefano Castellino comunica che in accordo con l'ASP di Agrigento, distretto di Licata e Palma di Montechiaro, è stata già predisposta un'area per il cosiddetto drive-in per effettuare i tamponi in maniera massiccia, veloce e in sicurezza. Il sindaco ringrazia la cantina Gattopardo Cooperativa Sociale di Palma per la preziosa collaborazione. L'area sarà utilizzata per lo screening che sarà ritenuto necessario dalle autorità sanitarie e gli interessati saranno informati sulle procedure da seguire per effettuare il tampone.
Tutte le istituzioni, tra mille difficoltà, dichiara il sindaco, stanno operando per arginare l'epidemia, ma occorre, esorta il sindaco, restare a casa e uscire solo se strettamente necessario. E sempre a Palma di Montechiaro, il sindaco Castellino, per l'emergenza coronavirus, sospende anche la scuola dell'infanzia, il mercato settimanale e l'ingresso al pubblico di altre 5 aree. Anche a Canicattì, per l'emergenza Covid, il sindaco chiede maggiore collaborazione e regali rappresentanti delle attività commerciali sul rispetto delle disposizioni del decreto PCM. L'incremento dei casi di contagio da Covid in città ha indotto il sindaco Ettore Di Ventura a scrivere una nota ai legali rappresentanti delle attività commerciali per sollecitarli a una maggiore collaborazione finalizzata al rispetto delle disposizioni. Nello specifico si richiama in particolare attenzione sulla necessità di prevedere a tutti i livelli un incremento delle attività di contingentamento dei clienti e di qualsiasi altra misura utile alla prevenzione della diffusione del virus. Nei prossimi giorni, continua Ettore Di Ventura, attraverso il coinvolgimento del personale della Protezione Civile Comunale, sarà attivata in prossimità delle attività commerciali e di quei luoghi in cui possono crearsi assembramenti una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza. Positivo al tampone rapido anche il sindaco di Montallegro Caterina Scalì, il primo cittadino del piccolo centro dell'Agrigentino. Sui social ha annunciato di essere risultata positiva a un primo controllo dopo aver avvertito i primi sintomi della malattia. Siamo in attesa del risultato del tampone molecolare, ha spiegato sui social, ma credo sia giusto condividere con ognuno di voi quello che sta accadendo. Svolta nell'inchiesta sulla morte del 21enne di Ribera, Alessio Cusumano, deceduto il 9 novembre scorso per overdose. Arrestato Attilio Mantisi, 34 anni, originario di Ribera, accusato di aver fornito la dose killer di metadone che ha ucciso il giovane. Arturo Cantello. Svolta nell'inchiesta sulla morte del 21enne di Ribera, Alessio Cusumano, deceduto il 9 novembre scorso per overdose. Arrestato Attilio Mantisi, 34 anni, originario di Ribera, accusato di aver fornito la dose killer di metadone che ha ucciso il giovane. Arturo Cantello. I carabinieri della locale tenenza di Ribera nel pomeriggio di ieri hanno arrestato il 34enne riberese Attilio Mantisi, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Sciacca su richiesta della Procura della Repubblica. L'accusa per l'arrestato è pesante: sarebbe lui lo spacciatore del metadone che ha causato l'overdose del 21enne riberese Alessio Cusumano. A tale ricostruzione gli inquirenti sono giunti a buon esito delle indagini avviate dopo aver appreso della morte del ragazzo. I militari nelle prossime fasi individuavano nel Mantisi lo spacciatore e poi, d'intesa con il pubblico ministero della Procura della Repubblica Saccense, ne perquisivano l'abitazione, avendo conferma di essere sulla buona strada. Nel domicilio del giovane infatti venivano trovati eroina, metadone e bilancino di precisione, evidentemente usato per confezionare le dosi. Ciò consentiva agli inquirenti di avere una definitiva certezza di essere davanti allo spacciatore che aveva ceduto lo stupefacente al ragazzo, poi deceduto per overdose. Era l'esame del cellulare del Mantisi. Dal suo telefono era possibile estrapolare uno scambio di conversazioni il cui contenuto inequivocabilmente faceva comprendere come almeno sin da giugno di quest'anno e fino al tragico epilogo avvenuto lo scorso 9 novembre avesse tra i suoi clienti Alessio Cusumano, a cui spacciava vari tipi di droga. Per lui, rinchiuso nel carcere di Sciacca, si attende quindi l'interrogatorio di garanzia del giudice, sperando che così non solo si possa fare completa luce sulla morte di Alessio Cusumano, ma si possa anche capire se questo tragico evento abbia in qualche modo relazione con il decesso dell'altro ragazzo morto per overdose sempre a Ribera in questo triste inizio di novembre. Negli ultimi giorni a Ribera ci sono stati due morti per overdose, precisamente l'8 e il 9 di novembre, quindi ci siamo attivati immediatamente per cercare di capire da dove provenisse la droga. E così abbiamo avviato le indagini in relazione soprattutto a uno dei due decessi e siamo riusciti quindi a individuare lo spacciatore e, d'intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, abbiamo fatto una perquisizione a casa del presunto spacciatore, abbiamo trovato lo stupefacente e poi il riscontro inconfutabile è stato quello di uno scambio di messaggi tra lo spacciatore e il ragazzo che poi era morto,
dal quale appunto si è potuto appurare che sin da giugno lo spacciatore dava la droga al ragazzo poi deceduto. E quindi credo sia stata una risposta che celere e d'intesa tra autorità giudiziaria e Arma dei Carabinieri è stata data a questo episodio, a questo fenomeno che comunque è molto ampio perché gira molta droga per le nostre strade. Il messaggio è sicuramente quello della risposta efficace e veloce al tragico evento che c'è stato. Quindi abbiamo subito scoperto chi era l'autore dello spaccio, abbiamo evitato che altri ragazzi potessero fare la stessa tragica fine. Il secondo messaggio è un'iniezione di fiducia che vogliamo fare alla popolazione per continuare questa attività che c'è per ora, con tanta gente che si è scesa in campo per evitare che altri giovani facciano la stessa fine. Una lotta alla droga vera ed efficace, una nuova coscienza per i giovani. E cerchiamo tutti insieme insomma di fare il massimo. Sono venuti a trovarmi anche tantissimi giovani e anche tantissimi con problemi di tossicodipendenza, tutti animati dalla stessa voglia di dire che questa cosa non deve succedere più. Questo serve a quello. Tutti insieme dobbiamo cercare di raggiungere l'obiettivo. Qualche dettaglio sulla vostra operazione, come siete arrivati a scoprire? Siamo arrivati fin dall'inizio, abbiamo acquisito varie informazioni testimoniali da varie persone che conoscevano la vittima, abbiamo fatto immediatamente una perquisizione prima che la notizia si spargesse al soggetto che aveva indicato come l'autore, e grazie a questo abbiamo trovato immediatamente tutti gli elementi utili per poterne definire in modo concreto e provato le sue responsabilità. Anche il sindaco di Ribera ha manifestato la sua preoccupazione, come mai Ribera in un piccolo centro, insomma, due morti in un giorno. Purtroppo il problema della droga non lo conosciamo da ora, abbiamo fatto tantissime indagini, sono state sempre dei sequestri rilevanti e stupefacenti ed arresti. I tragici eventi hanno fatto in modo che tutta la coscienza venisse scossa, in modo che tutti quanti cerchiamo di porre dei rimedi, compresa l'amministrazione comunale che si sta dando da fare per intavolare un tavolo tecnico, per intavolare delle attività utili per la collettività. Quindi aumenterete i controlli, presumo? Assolutamente, aumenteremo i controlli e continueremo a dare la caccia a tutti gli spacciatori, sempre ed assiduamente, e dando maggiore pure spazio alle persone che vogliono collaborare, che vogliono fornire informazioni. Arrestato il boss mafioso Giovanni De Luca, si nascondeva in casa di conoscenti dove aveva fatto creare per lui un covo ricavato in un intercapedine dietro il frigorifero della cucina. C'è il servizio. Notte movimentata, quella appena trascorsa a Messina. La polizia ha individuato e arrestato il latitante Giovanni De Luca, ricercato da un anno e condannato per estorsione aggravata. Si rifugiava in casa di una donna in un intercapedine ricavata dietro ad un frigorifero in via Comunale Santo tra Bordonaro e Fondo Fucile. Il trentenne era sfuggito all'arresto dell'operazione Flower, un'indagine fondamentale sulle nuove leve della criminalità messinese. Dopo giorni di pedinamenti, intercettazioni, ieri è avvenuto l'arresto con un'operazione studiata nei minimi dettagli, coordinata dal capo della mobile messinese Antonio Sfameni. La posizione della donna che lo ospitava è al vaglio degli inquirenti. L'operazione Flower venne portata a termine il 5 novembre dello scorso anno con nuove ordinanze di custodia cautelare nei confronti di esponenti di spicco e fiancheggiatori appartenenti a un'organizzazione criminale che, secondo l'accusa, era dedita alle estorsioni, rapine e sequestro di persona, aggravate dal metodo mafioso nell'ambito della movida messinese. L'organizzazione criminale chiedeva ai titolari di locali pubblici il pagamento di somme di denaro per l'assunzione di personale addetto alla vigilanza, tentando addirittura in alcuni casi di estromettere la concorrenza. Sei persone finirono in carcere e tre ai domiciliari. De Luca sfuggì alla cattura delle forze dell'ordine fino a ieri sera. Il Tribunale di Agrigento ha disposto il giudizio immediato a carico dei presunti autori della maxi rapina lo scorso 10 febbraio con bottino da 50 e 60 mila euro alla Banca Popolare Sant'Angelo di Raffadali. Si tratta di Raffaele Salvatore Fragapane, 43 anni, di Santa Elisabetta, e dei palermitani Umberto D'Arpa, 53 anni, e Martino Merino, 26 anni. I difensori, gli avvocati Giuseppe Barba e Ninni Giardina, hanno scelto il giudizio abbreviato. Fragapane sarebbe stato il basista, due palermitani gli esecutori materiali.
su delega della locale Procura della Repubblica di Palermo, direzione distrettuale antimafia, coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca. I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo nei confronti di 6 soggetti, di cui 3 destinatari di custodia cautelare in carcere. Si tratta di Pietro Corrao, Saverio Marchese e Salvatore Scavone. 3 invece quelli sottoposti agli arresti domiciliari: Beniamino Cusimano, Concetta Teresi e Marilena Scalia, essendo indagati Corrao, Marchese, Scavone e Cusimano per i reati di falso e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di falso, nonché Teresi per i reati di associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato e frode nelle pubbliche forniture, ed infine Scalia per truffa ai danni dello Stato e frode anch'essa nelle pubbliche forniture. Uno dei soggetti attinti da misure cautelari, peraltro, dall'aprile 2019 risulta percepire il reddito di cittadinanza per un ammontare medio mensile di circa 400 euro, beneficio che verrà ovviamente subito sospeso, così come previsto dalla legge. Come sto andando all'USL, faccio davanti alla cosa tua, bisogna qualcosa? Ah, vuoi pigliare qualche cosa a te? Sì, anche perché c'è l'occhio con l'USL. Vabbè, no. Quanto pigli? 5. Ti ho telefonato per dirti ieri ho preso 1.450, però erano 1.300 mie. E 150 le ho prese in più perché ho dato 100 euro da conto alla c***a, e poi era l'USL. Va bene, poi i bigliettini ce li ho io, poi te li do, però io piglio 250 euro, 500 euro mi sembrano a me. Va bene, abbiamo avuto spese, cose, siccome io sono stato là per qualche ora, ma dimmi una cosa, c'è qualcuno dei ragazzi che noi diciamo andato ancora piccoli, stipendi? O bonifico ho fatto meno, c'è meno. Non è che faccio io i bonifici. Con il medesimo provvedimento il GIP ha disposto il sequestro preventivo dell'intero patrimonio aziendale di 2 associazioni palermitane di volontariato operanti nel settore sanitario assistenziale. Si tratta dell'associazione di volontariato Emergency Leader Onlus e la confraternita Misericordia, che da oggi sono affidate ad un amministratore giudiziario affinché gestisca le 2 nell'interesse dell'intera collettività. Le indagini svolte dal nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle di Palermo hanno fatto emergere come la AVEL, che svolgeva per conto dell'ASP di Palermo il servizio di trasporto di emodializzati dietro le mentite spoglie di una Onlus, nascondeva un'autentica attività di impresa gestita di fatto da soggetti pregiudicati per gravi reati che, per ottenere il rilascio della necessaria certificazione antimafia, aveva attribuito formalmente la veste di presidente ad un soggetto incensurato. In sede di stipula e rinnovo delle convenzioni con l'ASP, gli indagati hanno quindi prodotto false certificazioni concernenti la natura di Onlus dell'ente, l'attestazione che quest'ultima fosse amministrata da soggetti immuni da precedenti penali, grazie alle quali l'AVEL ha potuto accedere alle convenzioni pubbliche. Non posso riuscire a 34, no? Lui la 34 si andava a giri, mi hanno accattato 5 minuti. Lui parlava, questo ma come è lo scorso? Ma guarda ti sta pigliando tutti i picci, come si butti i picci? Cioè vorrei capire io. Hai capito? Non mi capisco di per sicuramente, siccome mi canale a segni mezzo che era la mazzata. Un mescolo. Un presidente è come si dice, una pedina muetta. Ma chi c***o che amministra, capito? Tipo i bonifici, così fa educa, io manco sapevo. Comunque io so che dobbiamo rifiutare a Palermo e poi te la dottoressa rifà il giro e poi lo assegna singolo, tipo. Perché vabbè. Deve mandare poi il messaggio a tutte che al gruppo per dire ha rifiutato Dio e devono in automatico devono rifiutare tutti. Per ora com'è il discorso? Noi rifiutiamo e facciamo il gioco che facciamo da sempre. Quindi noi per ora non prendiamo i collettivi. Le indagini svolte hanno poi permesso di documentare l'esistenza di un vero e proprio cartello fra i rappresentanti di 7 associazioni palermitane che svolgevano il servizio di trasporto emodializzati per conto della locale ASP, capeggiate dalle referenti della confraternita di Misericordia. Il patto illecito, concretamente attuato tramite la creazione di chat su WhatsApp, prevedeva che diversi partecipanti concordassero di rifiutare, adducendo false situazioni di indispensabilità
disponibilità, l'accettazione del trasporto collettivo dei pazienti, rendendosi disponibili solo al più remunerativo trasporto singolo dei malati, così ingannando l'ASP e cagionando un danno rilevante alle casse pubbliche. Scappano dai centri d'accoglienza e per farlo mettono anche in pericolo la loro vita. Parliamo dei migranti economici, i tunisini. Vediamo. Tensioni a bordo della nave quarantena Rhapsody, che ospita centinaia di migranti a poche miglia da Porto Empedocle. Durante una manovra di avvicinamento al porto del comune empedoclino, tre migranti tunisini hanno tentato una disperata fuga dalla nave, decidendo di tuffarsi. Sono riusciti a raggiungere la terraferma, dileguandosi per le strade di Porto Empedocle. Due di loro sono stati bloccati e fermati, mentre il terzo è riuscito a scappare. Un altro migrante, invece, in solitaria, ha tentato la fuga dalla nave cercando di calarsi con un lenzuolo. Qualcosa però non ha funzionato. Il migrante, un tunisino di 45 anni, è caduto sbattendo con violenza sulla banchina. È stato ricoverato in condizioni gravi e la sua prognosi è riservata. E poi la salma del migrante eritreo Syed Anwar, 20 anni, investito e ucciso da un'auto nella notte fra il 3 e il 4 settembre, dopo essere fuggito dal centro migranti di Villa Sicani a Siculiana, è stata riesumata e sottoposta a un TAC. Poi è stata eseguita l'autopsia. Il pubblico ministero Chiara Bisso ha chiesto al medico legale Alberto Alongi di accertare quali sono state le cause della morte, l'eventuale presenza di tracce, segni di traumi, violenze o contrizioni. Il quesito chiede inoltre di accertare se ci sono lesioni precedenti e non compatibili col sinistro ed eventualmente l'origine e la natura, nonché il contributo al decesso. Quesiti complessi che avranno una risposta nella relazione medica che sarà consegnata entro 60 giorni. La decisione della procura di disporre un ulteriore accertamento è arrivata in seguito alla richiesta dell'avvocato Leonardo Marino, difensore dello zio del ragazzo, che nel procedimento si è costituito parte offesa. Il legale ha chiesto di verificare l'ipotesi che il migrante possa essere stato colpito con calci, pugni o manganelli da parte della polizia e magari la circostanza gli avrebbe impedito di alzarsi in tempo ed evitare che l'auto lo investisse uccidendolo sul colpo. Al momento l'unico indagato per ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga è il 34enne Alfonso Cumella di Real Monte. Appalti, il decreto semplificazioni in Sicilia rischia di andare incontro a una nuova tangentopoli, grido d'allarme dell'ANCE che afferma: nel clima dell'emergenza Covid tutti d'accordo sul fatto che le gare d'appalto debbano essere aggiudicate nel più breve tempo possibile, però questo non significa rinunciare alla trasparenza. I dettagli nel servizio. Grido d'allarme dell'ANCE Sicilia, Associazione Nazionale Costruttori Edili Siciliani. Il Covid e la mafia ci porteranno verso una nuova tangentopoli. Il decreto legge semplificazioni favorisce delle combine. Nel clima di emergenze Covid, l'Italia e la Sicilia rischiano di andare incontro a una nuova tangentopoli. Siamo tutti d'accordo sul fatto che le gare d'appalto debbono essere aggiudicate nel più breve tempo possibile, ancora più di adesso che occorre superare l'emergenza economica provocata dalla pandemia e costruire un paese più moderno. Però questo non significa rinunciare alla trasparenza. I criteri imposti dal decreto semplificazioni, se a livello nazionale favoriscono i soliti noti che si stanno aggregando in megagruppi rendendo più difficile i controlli, in Sicilia rischiano anche di riportarci indietro di 40 anni, quando a decidere il tavolino e le gare erano i boss mafiosi al di fuori delle stazioni appaltanti. Lo afferma Santo Cutrone, presidente dell'ANCE Sicilia, che spiega anche i rischi. Espletare una gara fino a 5 milioni di euro con procedura negoziata chiusa, invitando 5, 10, massimo 15 imprese a libera scelta della stazione appaltante, senza che si conoscano prima i criteri adottati per la selezione delle aziende, le modalità di sorteggio e soprattutto fra una gara e l'altra, se e come avviene la rotazione delle ditte iscritte all'albo di quell'ente, non solo rende eccessiva la discrezionalità della stazione appaltante, limita la concorrenza, ma crea anche le condizioni affinché le imprese invitate
e qualcuno all'interno della pubblica amministrazione possono mettersi d'accordo tra loro, esattamente come avveniva ai tempi di Mani Pulite. Questo, continua Cutrone e lo sottolinea, può comportare due conseguenze che molti uffici tecnici delle stazioni appaltanti si rifiutano di bandire le gare per non esporsi al rischio di finire sotto inchiesta, con ciò paralizzando e non sbloccando affatto la realizzazione delle opere, e che le imprese sane, se invitate, non partecipano alla gara in assenza della garanzia di trasparenza delle procedure. Così l'ANCE Sicilia, impegnata sempre contro le scorciatoie e i sotterfugi che lamentano l'illegalità, fa appello alla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di appalti e chiede un deciso e immediato intervento del governo del presidente Musumeci, in particolare dell'assessore Marco Falcone, affinché negozi con il governo nazionale una pragmatica alternativa al decreto legge semplificazioni per le gare di importo sotto la soglia comunitaria, che consenta anche in Sicilia, per arginare il rischio di infiltrazioni della mafia, di continuare ad applicare la legge regionale 13 del 2020, che ancorché sub iudice della Corte Costituzionale è ancora vigente e contiene un criterio di aggiudicazione che garantisce procedure con massima trasparenza e rapidità. Pertanto, conclude Cutrone, a quelle stazioni appaltanti che dovessero decidere di adottare la procedura negoziata chiusa, va chiarito di considerare gli avvisi di gara pubblicati sui siti istituzionali non una mera comunicazione di ipocrita trasparenza, ma come un invito alle imprese a partecipare in tempi rapidi organizzandosi in associazioni temporanee, e va imposto di tenere i sorteggi non in una stanza chiusa, ma collegati in videoconferenza con chiunque abbia interesse a verificare la regolarità dell'iter e di rendere pubblici e trasparenti i criteri di rotazione e di invito alla partecipazione delle imprese. Debiti non pagati per servizi erogati o forniture effettuate, vincoli burocratici che bloccano procedure per l'emissione di crediti, di finanziamenti già concessi o addirittura l'erogazione di somme già decretate. In casa, Regione Siciliana, insomma, nulla cambia neanche durante la peggiore crisi economica del secondo dopoguerra dettata dal Covid-19. Sicindustria, denuncia il vicepresidente vicario dell'Associazione degli Imprenditori, Alessandro Albanese, da settimane riceve decine e decine di segnalazioni da parte di imprese esasperate dai continui ritardi e da un modus operandi fatto di rimpalli di responsabilità e di scaricabarile inaccettabile in tempi di normalità, e ora uno schiaffo in pieno viso a chi ogni giorno lotta per andare avanti. Particolarmente grave quanto sta avvenendo all'assessorato regionale dell'energia, dove nonostante le rassicurazioni verbali si registra una totale stasi nelle procedure di erogazione e decretazione della misura 4.2.1 del POFESR 14-20. Le nostre imprese associate, continua ancora Albanese, segnalano ritardi nelle erogazioni non solo sulle richieste di anticipazione ma anche sullo stato di avanzamento. Rinnoviamo pertanto l'appello all'immediata soluzione di tutte quelle difficoltà di natura amministrativa che rischiano di portare alcune imprese beneficiarie verso un irriversibile collasso finanziario per cause certamente non imputabili alla loro volontà. E al contempo chiediamo ancora una volta alla Regione Siciliana di procedere immediatamente al saldo dei propri debiti, un fatto di civiltà giuridica che oggi è anche un imperativo morale. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Quattro nuovi magistrati rafforzano gli organici del Tribunale di Agrigento. Nel settore giudicante sono arrivati tre rinforzi. Si tratta di Jacopo Mazzullo, 31 anni di Grosseto, che sarà destinato alla prima sezione penale, Laura Rigon, 34 anni di Monforte d'Alpone, Verona, ed Enrico Legnini, 31 anni di Chieti, destinati alla sezione unica civile. Il quarto magistrato, Maria Barbara Cifalinò, 30 anni di Paternò, comporrà il pool di magistrati della Procura della Repubblica Pubblica, diretta da Luigi Patronaggio e dal suo vice Salvatore Vella. Con il nuovo innesto, l'organico dell'ufficio inquirente, che prevede il capo, l'aggiunto e 12 sostituti, è quasi al completo. Manca solo una casella dei 12, anche se un magistrato è assente per maternità e il PM Alessandra Russo è stata già trasferita a Catania e presto lascerà l'ufficio.
Scoperta una RSA nel messinese con 36 lavoratori in nero, avevano il divieto di riposarsi durante il turno di notte e oltre ad accudire gli anziani dovevano svolgere anche altre mansioni come lavare e stirare. Avevano anche il divieto di scambiarsi i numeri di telefono tra loro. C'è il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, nell'attuale situazione pandemica e sulla scorta dei gravi focolai di Covid-19, verificatisi nelle residenze per anziani, hanno rivolto un'attenzione particolare proprio alle RSA, luoghi nevralgici per la diffusione del virus, fino allo scorso marzo, per molti ignoti, e che purtroppo hanno riempito la cronaca giudiziaria degli ultimi mesi. Le fiamme gialle della Compagnia di Taormina, coordinate dal Gruppo di Messina, dopo una meticolosa mappatura economica del territorio di competenza, effettuavano un mirato intervento in materia di illeciti lavoristici presso una RSA della provincia, riscontrando come il titolare si fosse avvalso per l'assistenza degli anziani ivi ricoverati di ben 36 lavoratori in nero negli anni dal 2016 al 2020, a fronte di una forza lavoro complessiva risultata impiegata di 40 dipendenti. Di non minore rilevanza, poi, la circostanza come i medesimi lavoratori siano risultati effettuare da soli il turno notturno pari a 12 ore, durante il quale, oltre ad accudire gli anziani, avrebbero anche dovuto svolgere altre incombenze. I dipendenti, inoltre, emerso sempre dalle indagini, percepivano uno stipendio di gran lunga inferiore a quello stabilito nei contratti di lavoro collettivo. Pesantissime dunque le sanzioni nei confronti del datore di lavoro che, salvi gli ulteriori aggravi determinati da INPS e INAIL, dovrà regolarizzare la posizione del personale attualmente impiegato irregolarmente, nonché far fronte ad una contestazione di oltre 130.000 euro di multa a titolo di sanzioni, oltre alle somme dovute a titolo di ritenute fiscali e previdenziali. Per i cinema della Sicilia è tempo di rinnovamento. In arrivo dall'assessorato regionale alla cultura 5 milioni. Il bando scade il 18 febbraio 2021. Vediamo. L'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana destina 5 milioni di euro alla riqualificazione delle sale cinematografiche dell'isola per l'ammodernamento delle strutture, l'adeguamento degli impianti e la nuova realizzazione. Gli interventi sono inseriti nell'avviso pubblico per il finanziamento di azioni nel settore delle sale cinematografiche destinato alle PMI e alle associazioni no profit che avranno 90 giorni di tempo per presentare le istanze per i progetti di riqualificazione delle sale che si trovano nel territorio regionale. I cinema, sottolinea l'assessore Alberto Samonà, sono i luoghi della cultura e del sogno. Per antonomasia, sono spazi di condivisione e di crescita culturale che diventano essenziali punti di riferimento per le comunità. I canali televisivi a pagamento e la rete internet hanno ridotto il potenziale attrattivo del cinema che spesso hanno dovuto chiudere, che nella migliore delle ipotesi sono obsolete rispetto agli standard richiesti, per non parlare della crisi nera in cui è piombato quest'anno l'intero settore cinematografico a causa dell'emergenza Covid. Attraverso questo bando, continua Samonà, abbiamo voluto dare un segnale tangibile di attenzione a questo fondamentale segmento culturale per promuovere un miglioramento complessivo delle sale cinematografiche siciliane. L'investimento vuole incidere sul recupero strutturale delle sale, alcune delle quali hanno valore storico, ma anche e soprattutto sul potenziamento dell'offerta culturale complessiva, per la quale la rivitalizzazione del cinema, quali punti di aggregazione molto importante per rendere più attrattivi i territori. Con questo bando, che giunge a pochi mesi di distanza da quello che ha finanziato 104 teatri comunali, si integra e completa un progetto di recupero complessivo delle strutture cineteatrali della Sicilia, su cui il governo Musumeci aveva assunto il proprio impegno. Il bando, dichiara invece il dirigente generale del Dipartimento dei Beni Culturali, Sergio Alessandro, è destinato a migliorare la complessiva offerta delle sale cinematografiche della Sicilia e per questo prevede interventi diversi, dalla riattivazione delle sale cinematografiche chiuse o dismesse alla realizzazione di nuove sale per l'esercizio cinematografico. Le risorse disponibili potranno essere utilizzate sia per opere di tipo di
edilizio che per interventi di ammodernamento ed adeguamento tecnologico e il finanziamento che a fondo perduto prevede la possibilità di realizzare un'ampia gamma di opere tra le spese finanziabili rientrano infatti, oltre a quelle di tipo edilizio, anche quelle relative all'impiantistica, proiezione digitale e audio, climatizzazione, sistemi di sbigliettamento, interventi per l'ottimizzazione del consumo energetico e quelli di produzione di energia elettrica necessaria al funzionamento stesso. Possono partecipare al bando esclusivamente le imprese di esercizio cinematografico e soggetti no profit con sede legale in Sicilia. La dotazione complessiva sarà destinata per l'80%, 4 milioni di euro, alle imprese di esercizio cinematografico per sale gestite dalle stesse. Il rimanente 20% sarà destinato ai soggetti no profit, le cui sale cinematografiche potranno trovarsi su beni di loro proprietà, di proprietà pubblica, ovvero di proprietà di terzi, dei quali abbiano un valido titolo di disponibilità. Ogni impresa può presentare un solo progetto riferito all'intera struttura cinematografica, sia essa mono o multisala. Le imprese a gestione diretta potranno ottenere un contributo sino al 70% delle spese ritenute ammissibili, con un tetto massimo di 100.000 euro. I soggetti no profit invece potranno ottenere fino al totale del rimborso delle spese con un investimento massimo di 50.000 euro. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.